In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siete? Siamo! Siamo! Ah, siete d'accordo! Ah. Siamo. Il mitico Totò se la rigira sempre a modo suo, un po' come fanno oggi i farisei nel Vangelo, ma questi non si fanno ridere e neppure sorridere. Anzi, il fatto che cadano sempre in piedi, al contrario di quello che accadrebbe con il grande comico napoletano, ce li fa apparire detestabili e odiosi. Sanno sempre tutto loro, non accettano consigli né opinioni diverse. In una manciata di secondi ti accusano, ti giudicano e ti condannano. Hanno la legge dalla loro, ma anche se non lo fosse, tranquilli, fatta la legge, trovato l'inganno. E così, a proposito di legge, oggi si appellano ad essa per screditare tutti e ciascuno, non solo, ma anche per maledire. Fortissima quell'affermazione: questa gente che non conosce la legge è maledetta. Ma con chi ce l'hanno? Con quella parte di folla che aveva dubbi circa l'identità di Gesù. Dovranno fare un fitto e sporco lavoro di plagio collettivo per tramutarli in una folla accusatrice davanti a Ponzio Pilato: crocifiggilo. La legge è scudo sicuro per questi uomini impettiti e testardi, ma anche un buon scudo può avere le sue falle. E Nicodemo, oggi, che si propone come il rompidiga di turno, con una domanda tanto banale quanto incisiva: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? A questo punto sarebbe la legge stessa ad accusare i farisei. Ma niente, essi non ne vogliono sapere questa volta di legge. Chi sbaglia è Nicodemo, perché non studia la legge, o perlomeno quella legge che oggi gli fa comodo conoscere. Domani, chissà.